Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video What I Eat in a Day che me ne chiedete tantissimi e io vi accontento sempre e cerco di farne spessissimo perché io mangio sempre, o quasi sempre insomma, a parte sgarri a parte, sempre light, sano, healthy, Carlita style. Quindi in questi video cosa mangio potete scoprire tante ricettine, tanti spunti che vi possono essere utili nel vostro quotidiano. In particolare in questo video tante ricettine per stare in forma per le strade, per la prova costume. Ragazze, non vi dannate, l'importante è mangiare sano, perché basta mangiare sano, non fare nessuna dieta spropositata e sicuramente sarete bellissime in bikini al massimo in mutandone, diciamo, se uno proprio non raggiunge la prova si può mettere anche un mutandone, un pantaloncino a vita alta. Sorella uccide zanzare. Vi lascio al video cosa mangio, mi raccomando lasciatemi un bel like. Io faccio 6 pasti al giorno: colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena e prenanna. E questo fatto di mangiare molto spesso mi accelera molto il metabolismo, poi come sapete mi alleno sempre, quindi sono sportiva e devo mangiare tanto. Ciao, guardate il video e mettete like. Ciao. Ragazzi, mi sto preparando la colazione, adesso vi faccio vedere una cosa super fantastica che avevo messo una foto su Instagram, avevo fatto anche una video ricetta sul mio secondo canale, dato che me l'avete chiesto ve lo faccio rivedere. Molto semplice, vi serve lo yogurt greco, un po' di truvia, un po' di marmellata senza zucchero e un po' di gocce cioccolato fondente o cioccolato fondente a scaglie e fette biscottate integrali. Questo yogurt del Conad a me piace tantissimo, ragazzi, è molto più cremoso e meno acidulo del Fage e poi costa pure di meno. Comunque l'ho comprato e lo ricompro, mi piace. E come valori stiamo là, eh. Ho messo un po' di truvia per dolcificarlo, guardate com'è cremoso. Poi vado a mettere sulle fette biscottate il mio yogurtino. Spalmo. Poi ci metto un po' di marmellata, che questa anche l'adoro, e fragole e fragoline di bosco, yummy. Rigone di Asiago, la trovo al supermercato ed è senza zuccheri aggiunti, quindi è buonissima, la straconsiglio. E per finire gocce di cioccolato fondente a profusione, oppure potete metterci anche pezzettini di cioccolato fondente a scaglie. Adesso ho queste e faccio prima. E a profusione. Yummy, adoro, adoro, buonissimo. Un primo pollo con le noci, pezzo di pollo in padella con sale, pepe e noci, viene buonissimo. Ragazze, per pranzo mi sono preparata un piatto buonissimo, completo, proteine, carboidrati, verdure, ho fatto questi fusilli integrali e dentro ci ho messo anche il pollo, ci ho fatto il petto di pollo e poi ho mescolato e condito con paprika, ho messo qua la paprika, oddio c'è vapore, condito con la paprika e questo che è aglio e peperoncino, sale rosa e poi volendo si può mettere la salsa di soia, il limone, anche sugli spinaci, vedete ho fatto anche gli spinaci, sopra ci ho messo sempre questo aglio e peperoncino tritato e poi la paprika, ve l'ho detto, sopra un po' di questa salsa di pomodoro che mi era avanzata da ieri, l'ho messo sopra. Adesso ci vado a mettere un bel cucchiaio di olio evo a crudo e voilà, ecco qua il mio piatto è pronto, buon appetito. Che vi chiedo scusa, ma già ho mangiato una fetta, ma avevo troppa fame e l'ho divorato. Comunque mi è venuto buonissimo. In pratica un pancake che ho fatto in padella, semplicissimo, sempre con la solita ricetta dei miei pancake, con l'aggiunta che dentro ci ho messo un po' di fragole. E se volete vi ridico gli ingredienti, comunque seguite il procedimento del video dei pancake che vi metto al solito nelle schede e nel box info. Sì, la particolarità è che non ho utilizzato lo yogurt nel pancake, mi è venuto comunque buonissimo, ci ho messo anche un po' di fragole.
bolline dentro nell'impasto e anche sopra. E questa qua che vi sembra Nutella ma non è, è la mia cremina al cacao, ovviamente, di cui ho fatto il video sempre su questo canale, andatelo a cercare. Vado, è troppo yummoso questo pancake, guardate, voi tagliate un pezzettino e mangiate il pancake con la cioccolata. Già che ci sono le fragole, dice sto pancake era buono anche senza niente, però io poi l'ho reso ancora più puccelloso mettendoci la cioccolata e le fragole sopra, credetemi, è toppa. Buon appetito, yummy. Ah, è vicino un bicchiere di latte di soia semplicissimo, neanche il caffè ci ho messo nulla, e se voglio posso anche inzupparlo. Ragazzi, ho preparato questo piatto che vi straconsiglio, lo potete fare sia con riso basmati come ho fatto io, ma anche con la pasta. E praticamente si mettono tre ingredienti: il salmone affumicato, io ho utilizzato questo qua, ho lasciato la busta per farvi vedere, di solito io utilizzo sempre salmone fresco nei miei piatti, però a volte fa comodo avere insomma una di queste buste in frigo per le emergenze. Infatti oggi andavo proprio di fretta, quindi ci ho messo tutta la busta di salmone e delle zucchine, e poi alla fine del formaggio quark. Ecco qua, l'ho messo qua per farvi vedere, più o meno mezzo barattolo, insomma mezzo contenitore di formaggio quark. Le zucchine le ho cotte assieme al riso direttamente nell'acqua, poi ho scolato tutto e ho aggiunto semplicemente il salmone e il formaggio quark, un po' di sale e pepe, e poi metterò un po' di questi semini che sono papavero, sesamo e semi di lino, che sono buonissimi. E poi se vi piace un po' di limone, un po' di salsa di soia, è un piatto molto buono e poi è completo perché ci sono sia le proteine, i carboidrati e tutto. A parte, mangerò un piatto di spinaci conditi con un po' di limone e un po' di olio evo a crudo. Pre-nanna oggi un dessert speciale, ovviamente Health Light carità style. Praticamente sotto ho messo il quark, ma andava bene anche lo yogurt greco, ho messo il quark perché avevo quello che stava in scadenza, e dolcificato un po' con la truvia. E poi sopra ci ho messo l'ananas tagliata tutta a pezzettini, la mia cremina al cacao di cui vi ho fatto il video, cercatelo sempre su questo canale YouTube, un po' di mandorle tagliate a pezzettini. Yummy.